Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata dei Libri della Settimana, la rubrica sulla proposta culturale delle biblioteche di Arpa Umbria. Oggi parliamo di un'opera in cinque volumi di Pietro Greco, edita dall'Asino d'Oro. La scienza e l'Europa. È una ricostruzione puntuale, ma che spazia fra le varie discipline con la forza e lo stile di un grande racconto storico e che indaga l'importanza che il rapporto con la scienza ha avuto per i destini del continente, ma anche per la nascita stessa dell'Europa come entità culturale e per la graduale formazione della sua identità. È un racconto che parte dalle origini, in particolare dal momento in cui il legame fra scienza e Europa si ricostituisce, si riallaccia nel XII secolo, il periodo di Fibonacci, di Federico II, delle prime università, del recupero dei testi antichi. È un rapporto che gradualmente si rafforza, si espande e dopo la crisi del 300 contribuisce, anche in un connubio felice con l'arte, contribuisce alla fioritura di quel fenomeno straordinario che fu il Rinascimento in Toscana e che i cui protagonisti erano anche uomini di scienza che studiavano la matematica, la tecnica, la geometria, la prospettiva. È un legame, un periodo che assegna all'Italia e poi gradualmente all'Europa anche un nuovo ruolo e che contribuisce a preparare il terreno per ciò che accadrà nei secoli successivi, dal 600 all'800, i grandi secoli di Galileo, di Newton, i secoli della scienza, del progresso scientifico e tecnologico nel quale affonderanno le radici anche i grandi cambiamenti del continente, anche le grandi rivoluzioni, e che assegnerà all'Europa, farà la fortuna del continente, assegnando all'Europa una leadership che sarà culturale, economica, scientifica per l'appunto, una leadership che raggiungerà il suo apice agli albori del Novecento, quando, è la tesi di Pietro Greco, l'Europa non saprà reggere la sfida, di governare la modernità, quella modernità che essa stessa ha contribuito in larga misura a creare, perdendo dopo il lungo conflitto civile europeo, il suo primato e il suo rapporto speciale con la scienza, cedendo il testimone oltreoceano. Insomma, un viaggio affascinante che ripercorre quasi 1000 anni di storia e che offre molti spunti di riflessione anche sul passato più recente, sugli ultimi decenni dell'Europa e sul nostro presente, e ci dice anche molto sulle radici della nostra identità culturale europea. Bene, per oggi è tutto. Prima di chiudere, però, volevo ricordarvi l'appuntamento con la presentazione di una delle ultime opere di Pietro Greco, Mezzogiorno di Scienza, una raccolta di saggi dedicata alle grandi figure di scienziati del Mezzogiorno d'Italia degli ultimi 2 secoli, che si terrà mercoledì 24 febbraio alle ore 17 in occasione di un incontro online a quale prenderanno parte anche due degli autori dei saggi che compongono l'opera. Grazie e buona lettura.